Ciao da Alessandro Rugli, benvenuti in un nuovo video di oggi 15 luglio 2024, notizie calcistiche. Roma, ecco il vice Svilar, arriva lo svincolato Rian. La società giallorossa ha raggiunto un'intesa di massima per Matteo Rian, portiere classe 1992, di nazionalità australiana, ma in possesso anche del passaporto scozzese. Attualmente svincolato, dovrebbe diventare il nuovo secondo dietro a Svilar. Altra notizia. Inter, tutta su Cabal, pronta l'offerta per il centrale colombiano del Verona. Da ragazzino David Cabal divorava partite del Real Madrid e i suoi occhi erano tutti per l'idolo Sergio Ramos. Cresciuto terzino è diventato grandissimo da centrale. Cabal il suo percorso l'ha fatto all'incontrario, dal centro è approdato alla fascia sinistra, ma quel che conta è il traguardo finale. La strada di questo mercato può condurlo all'Inter, perché Simone Inzaghi, per tamponare l'emergenza nata dopo il KO di Buchanan in Coppa America, ha bisogno proprio di un giocatore come il colombiano del Verona, un jolly che sappia correre a sinistra sulle zolle che sono di Di Marco e alla corrente muoversi anche da Vice Bastoni. E in Viale della Liberazione sono pronti ad affondare il colpo con il via libera della nuova proprietà. Oaktree li prevedisce giovani, talentuosi e futuribili. Il 23enne Cabal può spuntare tutte e tre le caselle. Altra notizia. Prima il caos, poi il trionfo. Lautaro regala la Coppa America all'Argentina. Grazie a un gol decisivo dell'attaccante dell'Inter nel secondo tempo supplementare, l'albiceleste conquista il 16° titolo, secondo di fila. Finale iniziata con 1:20 di ritardo a causa di incidenti scoppiati dall'esterno dello stadio. Altra notizia. Euro 2024. Spagna campione. De La Fuente. Non si può essere più felici di così. La Spagna vince Euro 2024 con merito, ma il CT Luis De La Fuente non vuole accontentarsi. Parlando ai media spagnoli a triplice fischio, il tecnico è euforico e orgoglioso, ma per i suoi dovrà essere un punto di partenza e non di arrivo. Spero che questo slancio serva a essere ogni giorno migliore. Si può sempre migliorare, questo è il nostro obiettivo. La virtù di questa squadra è che pensiamo sempre di essere un po' migliori, ma è pur sempre una vittoria. Non si può essere più felici di così. Vedere la gioia dei tifosi, i giocatori. Oggi è stato un giorno meraviglioso, una squadra campione d'Europa è stata incoronata con merito. Altra notizia. Euro 2024, Spagna campione grazie a Oyarzabal. La Spagna è campione d'Europa per la quarta volta nella sua storia, meglio di ogni altra nazionale del continente. Vittoria per 2-1 sull'Inghilterra nella finale di Berlino, aperta dal gol di Nico Williams in avvio di ripresa. Assist del solito Yamal, è raggiunta dal mancino vincente di Palmer, prima che Oyarzabal regali la coppa alle Furie Rosse. Maledizione continua per gli inglesi, alla seconda finale consecutiva persa. Altra notizia, Napoli, De Laurentiis in ritiro, Mann esclude l'acquisto di Gyökeres. De Laurentiis saluta i tifosi del ritiro estivo di Di Maro, protagonista anche il nuovo DS del Napoli Giovanni Manna, che ha escluso l'arrivo di Victor Gyökeres, e sull'altro Victor Osimhen ha detto: ancora non sappiamo come andrà a finire. Oltre a De Laurentiis, a Di Maro si è visto anche Gianni Manna, il nuovo direttore sportivo del Napoli, che mentre firmava autografi ai tifosi ha risposto ai curiosi circa i possibili affari estivi. L'ex dirigente della Juve ha così escluso l'arrivo di Gyökeres. Su Osimhen invece si è espresso così: Victor è un professionista, un eccellente top player, un grande giocatore. Io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. Del Napoli sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento, anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. Infine, ancora sul numero 9, l'ho trovato col sorriso contro il presente. Oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me e i compagni. Altra notizia, Bologna ufficiale a Dirkse al Manchester United. Il saluto ai tifosi. Grazie Rossoblù, non riesco proprio a trovare le parole per spiegare quanto significate per me. Il messaggio di saluti del giocatore su Instagram, lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto la gente, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero che per tutti il sostegno e la fiducia che mi avete dato io vi abbia restituito qualcosa.
Bologna è finalmente dove deve stare e io tiferò e tiferò per te a distanza. Ti amo Bologna per sempre. Dirk ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno e guadagnerà intorno ai 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Dopo aver discusso con l'allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo con il Manchester United. Le parole dell'olandese al sito ufficiale dei Red Devils. Sono un giocatore che ha sempre dato tutto per vincere. Sono pronto per questa prossima sfida, per passare a un altro livello della mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Adesso devo prendermi una breve pausa per essere stato con la nazionale, ma tornerò presto a lasciare il segno fin da subito. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie per avermi seguito. Forza Napoli sempre, alla prossima, ciao da Alessandro Lugli.